Ecco, intanto guardiamo le papperelle che passano, che potrebbe essere la cosa più interessante del video. Esatto, ma è partito il video. Sì, è partito, certo. Ah, è partito il video. Ci stanno guardando. Video. Allora, tutti benvenuti in questo video. Allora, questo video non so è... se avete capito, benvenuto in questo video. Benvenuti in questo video. È anche l'ironico. No, male nessuno. Allora, siamo qui per descrivere la partita di merda che lui non ha visto, io sì, però lui è interista, per cui è comunque gioioso oggi. Io ho visto il risultato, va bene, va esatto. Bene lo stesso. E entra anche il cestino, quel bellissimo cestino pieno di rifiuti nell'inquadratura. Che un po' simboleggia la Juve di questo periodo, direi. Decisamente sì. Allora, che dire? Uno schifo. No, allora, il Benevento intanto ha centrato la sua seconda vittoria dell'anno, del 2021, per sì, cui vinceva da un bel po' di tempo. Tu dovevi vederli a fine partita, che loro esultavano come avessero superato il turno dei Champions. Hanno fatto 3 punti importanti per la salvezza. Sì, di cui 4 del loro campionato li hanno fatti contro di noi. Che roba. Comunque 4 scappati di casa, a parte l'errore di Arthur, che ha fatto quel passaggio killer in mezzo all'area in difesa che anche i pulcini ti insegnano di non fare, non si fanno. Non puoi cercare di liberare il pallone passandolo in area, perché ti arriva l'attaccante, ti ruba il pallone e segna. Come è successo. Come è successo. Però a parte quello, vabbè, Arthur poi per il resto ha fatto bene, è stato l'unico errore. Il problema è che la Juve non si muove, cioè non ha schemi, non è organizzata. Benevento era organizzato, il Benevento sapeva quello che voleva fare. Voleva difendere, era attendista e loro sembrava volessero non prenderle, era il loro obiettivo. E invece si sono trovati da sorpresa che gli avevano fatto il regalo. E oggi ho visto un Bernardeschi particolarmente ispirato, nel senso che quando gli passava la palla, lui sapeva che doveva in qualche modo perderla. Penso facesse parte del gioco. Beh, sì, sapeva cosa fare. Sì, allora... lui la passava all'avversario, comunque se la faceva, se la allungava. Cioè, io veramente... Le idee chiare. No, aveva giocato bene le scorse partite, ma oggi un giocatore che gioca come lui, penso lo trovi... qualche categoria di dilettantistica, forse anche dentro quel cestino, sì, è una roba. Comunque, no, vabbè, se facciamo un discorso un po' in generale, 0-1 direi, non dire queste cose, no, nel senso che per la quanto impossibile, fantomatica lotta a scudetto, ormai non ci siamo più. Non c'eravamo già prima, però insomma, fuori dalla Champions, dicevi, ci metti tutte le energie, metti che l'Inter perde un paio di colpi, se sei proprio, se le vinci tutte puoi dargli fastidio. Cioè, la Juve di oggi non dà fastidio neanche al Crotone, credo. Cioè, veramente, roba. Beh, salva però. La Juve? Sì. Sì. No, adesso a me preoccupa, sinceramente, che vedendo come va l'Atalanta, come vanno le altre... Che non andiamo neanche in Champions l'anno prossimo se abbiamo sto rendimento, cioè ci superano entro fine stagione. Vabbè. Insomma, anche le altre hanno dei colpi un po' sì, un po' no. Spero. Però macinano Atalanta. Cioè, a me fa paura più che altro l'Atalanta. Poi vabbè, vedremo. La Lazio ha vinto, per cui anche lei si rifà sotto. È un po' un casino. Dico solamente che, cioè, da adesso a fine stagione, credo mi darò le passeggiate pomeridiane la domenica, perché non ha senso guardare più le partite. Tanto loro lo scudetto l'hanno vinto. No, no, adesso non è per gufare, però insomma, potete perderlo solo voi se tutti i giocatori si beccano che sono influenza intestinale per 3 mesi, potete perderlo, ma così come siamo messi adesso, l'Inter, dopo 9 anni di Juve, arriva a Pirlo e vabbè, che non è poi neanche tutta colpa di Pirlo. Ronaldo va al Real, fammi un piacere, cioè a luglio, giugno, luglio, quando fai un saltino lì, ci diano questi 30-40 milioni e siamo tutti contenti, perché... Sì, datene un po' anche a me. Lui è infelice, la Juve è infelice, Real, tutti infelici.